2016 ha gridato al mondo che Bergoglio non era il Papa per la mancata rinuncia al Mulus Petrino. Dopo 4 anni, nel 2020, è cominciata la mia inchiesta. Io ho scoperto con la mia indagine la questione della sede impedita, il codice Ratzinger, la restrizione mentale larga, cosa vuol dire Papa Emerito, come Papa Benedetto ci ha fatto capire tante cose sulla sua questione canonica e poi da ultimo l'exit strategy della Universi Dominici Gregis. Quindi è lo stesso Papa Benedetto che ha messo nelle mani dei fedeli e del clero uno strumento di tipo canonico. Se avesse voluto un'insurrezione armata, Papa Benedetto avrebbe creato un arsenale nascosto sotto il Lungotevere a disposizione dei fedeli perché potessero assaltare il Vaticano. Non è stato questo il modo scelto da Papa Benedetto, è stato uno strumento canonico. Ora, sarebbe ben stupido da parte sua se questo strumento canonico potesse essere disinnescato dall'antipapa, perché lui era consapevole che sarebbe stato eletto un Papa non canonicamente nominato e quindi che senso aveva creare uno strumento canonico se poi l'antipapa del futuro arriva, cambia le regole e butta tutto all'aria? Ecco, io in questo sono un po' bovino, sono un po' ottuso, un po' teutonicamente ottuso. Noi seguiamo le regole, seguiamole fino in fondo, poi se la Madonna deve intervenire lo sa la Madonna. Se l'arcangelo Michele deve sguainare lo spadone di fuoco, ci pensa l'arcangelo Michele. Noi, come soldatini, sia come cattolici, ma anche come italiani, perché non dimentichiamo che questa è una battaglia in difesa della nazione, perché l'antichiesa antipapale è il nemico numero uno del nostro paese. Perché è lo sponsor di quelle istanze globaliste che vogliono fare piazza pulita della nostra sovranità, identità, libertà, sicurezza, salute, decoro, tradizione, lingua, eccetera. Quindi per me è una battaglia bipartisan. C'è un logos laico, ma il Cristo stesso è il logos, la ragione che svela la verità. E nulla di più logico, meravigliosamente logico, del diritto canonico. Quindi io credo che questa via debba essere perseguita in modo bovino, senza farsi troppi problemi. Dico sempre che i piani di questa battaglia sono tre: l'aeronautica, livello spirituale, preghiere, messe, rosari, eccetera, eccetera. L'esercito, il piano terrestre del diritto canonico, iniziative legali, istanze, lettere, denunce a rotta di collo, cannonate una via l'altra. E poi c'è la marina. Il mare dei media, del mainstream, della diffusione mediatica di questa questione. Bisogna stare attenti quando l'aeronautica rischia di diventare astronautica, cioè si stacca dalla stratosfera o troposfera, insomma, e se ne va nello spazio delle profezie, eccetera. Quindi quello che è emerso dall'incidente con il sodalizio Mariano nei giorni scorsi, a mio avviso, è stata una prorompente diversità di vedute. La mia è sempre stata chiara, una via teutonica, ratzingeriana, canonica, martellante, una via terrestre e mediatica marina. Pensavo che il sodalizio Mariano supportasse questa strada, tesa completamente alla riconquista della sede, alla liberazione della sede. La profezia di Ratzinger, di cui parlavi, non è che dà dei dettagli specifici, perché lui parlava delle catacombe, parlava di una chiesa che sarebbe decaduta, sarebbero diventati solamente assistenti sociali, sacerdoti, cioè si è verificata. La chiesa delle catacombe si è verificata. Parlava di un piccolo resto, ma parlava anche di tanti gruppi. Quindi il piccolo resto, che è una categoria biblica, a mio avviso non possiamo avere la presunzione di dire io sono l'unico piccolo resto. Secondo me, e questa cosa io l'ho resa nota ai sacerdoti del sodalizio Mariano fin dall'anno scorso, proponendo loro una bozza di statuto,
in cui io proponevo che loro stessi, proprio per evitare polemiche, autoreferenzialismi sgradevoli, attacchi, eccetera, dicessero: in questo piccolo resto biblico noi siamo una realtà visibile, di punta, siamo la realtà più militante, importante, questo è un fatto oggettivo. Però piccolo resto sono tutti coloro che rimangono in unione con la Chiesa. Ecco perché, forse sull'onda di un suggerimento inconscio, visto che con il sodalizio mariano avevamo deciso che la messa lecita è celebrata da tutti i sacerdoti che non nominano Papa Francesco, Antipapa Francesco, eravamo d'accordo sul fatto che fosse assolutamente desiderabile che uscissero altri sacerdoti a gridare la verità, eravamo d'accordo che questi sacerdoti non per forza dovessero entrare nel sodalizio mariano, in modo assolutamente automatico, quando è uscito il padre Giorgio Maria Faré, visto che io mi trovavo a fare una conferenza dalle sue parti, gli ho detto: padre, perché non viene, ospitiamo la sua messa prima della mia conferenza, alla quale io non avrei partecipato perché, come molti di voi sanno, non esplicito le mie credenze personali. Ho dato liberalmente, se così si può dire, ai fedeli lombardi la possibilità, poverini, di accedere a una messa lecita. Poverini perché stavano con la bava alla bocca per avere dei sacramenti che fossero non in unione con l'antipapa Francesco, cosa della quale non mi pento affatto, perché vorrei capire come si possa colpevolizzare Andrea Cionci per aver offerto una messa. Ecco, attenzione, perché poi se i diritti dei fedeli e i diritti di Gesù Cristo vengono dopo i diritti del sodalizio mariano, c'è qualcosa che non va. Bisogna fare un attimo mente locale. Quindi io spero che il sodalizio mariano, diciamo, in questo momento possa fare un attimo mente locale. Le profezie sono tanto belle, se ne fa un uso, secondo me, non equilibrato, perché c'è il mondo unacum, poi dimmi se mi allarghio troppo, eh. C'è il mondo unacum che anche di fronte al fulmine che colpisce San Pietro il giorno della Declaratio, le colombe fatte a pezzi di Bergoglio dai corvi, eccetera, il fulmine che colpisce nel giorno del compleanno di Bergoglio la statua di San Pietro a Buenos Aires, niente, niente, neanche se piovessero dei fax dal cielo con scritto Bergoglio non è il Papa, questi qui non si sveglierebbero. Quindi assolutamente impermeabili a questi segni dal cielo che poi è lì. Poi però c'è l'ultrauso delle profezie. Per esempio i benefughisti. I benefughisti, siccome la beata Quartina, la veggente di non so cosa, aveva detto che il Papa sarebbe fuggito da Roma, pensavano, ma con un dogmatismo militante, che Benedetto non fosse morto ma che fosse fuggito. Io ho detto: signori, ormai non c'è limite a quello che succede realmente, quindi apro anche a questa possibilità. Però domando, allora su quel catafalco chi c'è? Un sosia. Ma l'hanno ucciso apposta o era congelato da tempo, l'hanno scongelato, l'hanno messo... Capite? Allora, quando il mondo delle profezie sovrasta il logos, lì si passa dalla troposfera allo spazio, l'aeronautica diventa astronautica e lì non c'è più, diciamo, non c'è più la possibilità di lavorare insieme. Nessuna recriminazione, io non dimenticherò mai il cammino fatto con il sodalizio mariano Don Minutella, che ha dei meriti assolutamente storici, perché è stato il primo e l'unico per anni, a tirare fuori questa realtà e dagli, martella oggi, martella domani, poi sono usciti altri sacerdoti. Sarebbe un dolore enorme per me vedere che tutto questo sacrificio di 8 anni di vero calvario da parte di Don Minutella e dei suoi sacerdoti venisse sprecato per aver sbagliato una curva proprio alla fine. Sarebbe veramente triste. L'aspetto profetico non può sopravanzare l'aspetto giuridico perché la Madonna non è una fuorilegge. Ecco.